Due mesi fa abbiamo visto questo bando sulla digitalizzazione, sul BIM in Italia e abbiamo deciso di partecipare con il nostro progetto GeoFeature Workflow, che si occupa di supportare la progettazione, la realizzazione, la manutenzione e la gestione delle infrastrutture. Infatti GeoFeature Workflow integra sistemi GIS e BIM all'interno della piattaforma. Il nostro lavoro parte da una riflessione sul mondo delle infrastrutture ad oggi, ovvero dalla scarsa conoscenza effettiva sulla localizzazione e sullo stato manutentivo delle reti, soprattutto sotterranee delle infrastrutture, quindi dei sottoservizi. Infatti è poco conosciuta l'esatta localizzazione e la manutenzione. Per questo motivo, ad esempio, localizzazione di... Ad esempio, a che profondità sono installate le reti, esattamente dove sono installate, perché spesso vengono progettate, durante la realizzazione ci sono delle varianti in corso d'opera, ma queste modifiche non vengono registrate. Quindi in successivi lavori sul tessuto stradale si hanno problemi in quanto potrebbero esserci danneggiamenti oppure comunque altre varianti in corso d'opera per nuovi progetti che causano un aumento dei costi e anche dei tempi di cantiere. Quindi il vostro progetto risolve? Il nostro progetto parte da una prima fase di rilievo non invasivo, quindi utilizziamo tecnologie GPS e metodi come il georadar, sistemi acustici e l'elettromagnetismo per la localizzazione dei sottoservizi. Successivamente carichiamo questi dati all'interno di un utility repository che è il software GeoFeature in sé, che è un'applicazione web-based. Cosa vuol dire? Vuol dire che non è necessario installare il software all'interno del computer o del tablet ed è fruibile da sia dispositivi fissi, quindi il computer dell'ufficio, e anche da tablet e smartphone. I dati del rilievo collezionati all'interno della piattaforma quindi sono visibili grazie all'interfaccia grafica e interrogabili, quindi si può sapere il materiale, la proprietà del sottoservizio e lo stato manutentivo. I dati successivamente vengono esportati per la creazione del modello BIM. Il modello BIM è molto importante perché è uno strumento di supporto alla progettazione e alla gestione dei sottoservizi. In che modo? Grazie al modello dell'esistente, integrandolo al modello di progetto, è possibile fare la clash detection, che consiste in una verifica delle interferenze, quindi capire se vanno effettuate modifiche al progetto prima di passare alla fase di cantiere. Il modello BIM poi può essere utilizzato anche per la gestione del costruito e per una maggiore conoscenza del livello dello stato manutentivo. Chiudiamo con una frase che esprime quello che per voi significa progettare in BIM. Per noi progettare in BIM vuol dire avere una conoscenza più approfondita del progetto, ma soprattutto una maggiore collaborazione fra diverse figure professionali.